il viaggio nel tempo della PFM alla Mezzia Terme. Una nuova formazione per la storica band italiana che ancora una volta ha dimostrato di essere all'avanguardia e in continua evoluzione, nonostante 50 anni di storia, 60 album e centinaia di riconoscimenti. Franz Di Cioccio e Patrick Givas sono due nonnetti, ma vanno forte accanto ai giovani musicisti che hanno raccolto il testimone ormai da 8 anni. Il pubblico è stato travolto dal sound della PFM, che ha saputo raccontare tutta la storia del rock progressivo italiano. Il rock progressivo in realtà è una cosa che è nata nel 70 e che si è fermata nel 73-74. Poi il resto è o una ripetizione di quello che è successo durante quegli anni, oppure un'evoluzione di quello che è successo durante quegli anni. Noi preferiamo fare parte della seconda categoria. Non è un termine che noi usiamo, la musica progressiva, perché cosa significa? Significa che se non hai fatto quella cosa lì non è progressiva. Noi facciamo la musica che ci piace e qualsiasi cosa ti può ispirare, guarda, anche una... dico qualsiasi cosa, quindi noi viviamo di questo, abbiamo sempre fatto e ci troviamo molto bene perché non abbiamo nessuna barriera, nessun termine, tutto è ancora da venire. Ecco, questo siamo noi. Qual è la cosa più bella che abbiamo detto dopo un concerto? Qual è la cosa più bella, Patrick? Cosa più bella che ci hanno detto? È una bella domanda questa, perché forse due ragazzi di Tokyo che ci hanno detto che si sono sposati dopo aver visto il nostro concerto. Non so se è una cosa molto bella, perché magari il matrimonio è andato a finire malissimo, però questa a me mi ha fatto molto emozionare. Devo dire che noi abbiamo un concerto, facciamo un concerto ed è sempre molto fisico, molto sentito, mettiamo dentro tutta l'energia che abbiamo, quindi secondo me la parola che è normale che esce alla fine di un concerto è PFM, PFM. La gente ha veramente gradito e dice questo acronimo che serve anche per, ti fa muovere, come se tu ballassi, PFM, capisci? E noi siamo contenti, va bene così, insomma. Senza aspettare una vita. Un omaggio alla fama internazionale che ha fatto della PFM una delle più grandi band di tutti i tempi. Grandi successi, ha solo dei brani strumentali e poi l'omaggio a Fabrizio De André, al quale la band resta legata da momenti artistici indimenticabili. Il concerto è stato firmato Ama Calabria, realizzato con fondi POR nell'ambito del 46esimo Musica Ama Calabria, parte del progetto Calabria Straordinaria che ha portato alla Lamezia Terme tutti gli spettacoli più importanti.